Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale di Fountain Pen to Live. Se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, così da non perdervi nessun video. Buona visione! Carissimi, bentornati. Quest'oggi andremo a vedere una novità che si sta affacciando sul mercato solo da pochi mesi. Parliamo di un ragazzo emergente, un ragazzo che non ha neanche 30 anni e che si è voluto immergere in questo mondo così intricato e così bello per noi appassionati. Sto parlando di Davide Zanghi, che ha da poco iniziato questa sua splendida avventura nel voler creare delle penne stilografiche, perché lui è un appassionato, è un ragazzo che si dedica in tutto ciò che fa a cercare di portarlo fino in fondo, a cercare di portare il meglio di ciò che lui ama, ovvero le stilografiche, e il lavoro che riesce a fare lo trasmette con le sue creazioni. È da diverso tempo che ormai si dedica alla creazione di diversi prototipi di penne ed è arrivato a produrre, diciamo, una piccola serie di pezzi limitata che ha voluto chiamare Nebula, e questo è proprio uno di quei modelli. La particolarità di queste creazioni dove sta? Sta nel fatto che Davide crea le sue penne totalmente in casa, dall'inizio alla fine, escludendo naturalmente alcuni pezzi come il pennino, che viene acquistato da terze parti, e il converter. Per il resto Davide riesce autonomamente a prodursi tutto in casa, ovvero la resina, le barre, e quindi a lavorare le barre con un tornio a mano, tutto rigorosamente fai da te. Nel senso che lui è un ragazzo che sta studiando ingegneria e che vuole mettere ciò che sono le sue acquisizioni tecniche su un qualcosa che gli piace, che lo appassiona, in questo caso appunto le stilografiche. Passiamo ad osservare un po' questa creazione. Siamo naturalmente agli inizi di queste nuove creazioni, quindi non mancano qualche imperfezione, qualche rifinitura da fare meglio. Naturalmente io, quando ho ricevuto questa e l'ho presa, l'ho fatto proprio per cercare di stimolare il lavoro che Davide sta portando avanti, perché
credo in lui, credo in ciò che sta facendo, quindi mi faceva assolutamente piacere portare anche a chi mi segue e farlo conoscere, perché merita davvero di essere conosciuto tra gli appassionati del mondo delle stilografiche. Come vi dicevo, le barre vengono, le resine vengono create da Davide, quindi lui acquista tutti i materiali per poter produrre queste resine, che vi garantisco non hanno davvero nulla da invidiare a tante altre resine che ho visto in giro. Ha fatto e si sta man mano specializzando proprio nel creare resine davvero splendide, con colorazioni, sfumature di tutto rispetto. Naturalmente io cercherò di mettervi delle foto man mano che parlo durante la recensione, per mostrarvi quello che è il lavoro di Davide e i vari step che lui segue per la lavorazione di queste penne. Quindi ci saranno delle foto che probabilmente starete già vedendo, delle sue creazioni. Davide, quindi, come dicevo, realizza tutto, dalle barre agli anelli in metallo, tutto fatto a mano con un semplice tornio. Davide, dopo aver creato le barre, li lavora, come sappiamo il tipo di processo che richiede tutto ciò, il tipo di lavorazione, così come la finitura, la lucidatura, fa tutto autonomamente. Quindi anche per questo i tempi sono un po' più lunghi del solito, perché è lui che fa tutto sostanzialmente, dalla creazione della resina alla miscelazione della resina e fino alla lavorazione vera e propria al tornio. Parliamo un po' della penna. La penna ha un fondello di fondo, come abbiamo imparato più o meno a conoscere su altri modelli, che rivela poi il converter. Anche questo è stato realizzato, o meglio personalizzato, da Davide. Andiamo per gradi, così vi spiego tutto. Ha un caricamento a cartuccia converter. Quindi cosa succede? Davide acquista i converter, che sono dei converter comunque di ottima qualità, perché sono degli Schmitz. Acquista i converter e poi va a creare la rifinitura del pomello di azionamento del converter, va a crearla in materiale comunque pregiato, quindi stiamo parlando di un acciaio satinato, lavorato al tornio sempre da lui, quindi va a rifinire in qualche modo quello che è un semplice converter, lo va ad impreziosire. È tutta in resina, come vedete, ci sono soltanto degli anelli che vengono incastonati nelle varie sezioni, e la barra appunto è creata dal pieno, totalmente dal pieno. Ha un'impugnatura a mio avviso molto molto comoda, le produce in diverse forme. Questa è quella classica a clessidra che io preferisco particolarmente, perché mi trovo veramente bene con questo tipo di impugnatura, ma ci sono anche in stile più classico, quindi un po' dritto con una svasatura. E anche il cappuccio è creato da una barra piena. Le uniche cose che ci sono ancora da perfezionare, e vi assicuro ci sono, perché comunque sono appunti che ho fatto anche io a Davide, stanno nel fatto che ad esempio l'avvitatura del cappuccio è un po' troppo lunga, quindi richiede troppi giri per essere svitato, ok? Tutte cose che comunque sono perfezionabili col tempo. Parliamo un po' del pennino, e quindi della fornitura del pennino. Davide si serve di pennini principalmente Bock, quindi di fornitura Bock. Nel mio caso ho fatto installare, ho voluto che montasse un pennino Bock che ancora è visto poco sul mercato. Perlomeno io non ho visto nessun video, nessuna recensione o quant'altro su questo tipo di pennino. È un nuovo pennino Bock dichiarato come semiflessibile ed è in acciaio satinato. Perché satinato? Ve lo spiego subito e vi mostrerò anche le foto dei particolari.
Allora, il pennino è satinato perché è stato lavorato per renderlo più morbido, quindi è stato lavorato per affinare quella che è la laminatura dell'acciaio, quindi è stato affinato in più spessori per cercare di rendere il materiale, quindi in questo caso l'acciaio, un po' più flessibile, un po' più elastico. Inoltre, come potete osservare, è stata allungata la slitta che divide i due rebbi fino a questo punto qua di attacco, e quelle che vedete sembrare un disegno, queste due frecce, diciamo laterale ai rebbi, non sono in realtà un disegno o un abbellimento, bensì sono due veri e propri tagli che sono stati eseguiti sul pennino. Ho fatto una foto in controluce, spero di metterla anche nel video, spero che la starete vedendo. Sono due veri e propri tagli eseguiti sulle due ali dei rebbi per far sì che il pennino appunto avesse più elasticità rispetto al normale. Anche sul fondo del pennino, quindi nella parte interna del pennino, è stata fatta una lavorazione di levigatura con delle spazzole probabilmente per rendere il pennino più satinato e quindi riuscire anche ad avere una certa capillarità maggiore, quindi ad attirare più l'inchiostro presente sull'alimentatore, e inoltre una lavorazione delle lamine, della laminatura, per renderla più sottile. In questo caso vedete montato un alimentatore in ebanite che ho provveduto a posizionare io perché ne avevo uno, e direi di passare a provarla. Che ne dite? Andiamo a testarla su carta e vediamo come si comporta questo pennino, perché è anche questo, diciamo, una novità. E la penna ha il cappuccio calzabile, ma secondo me diventerebbe troppo sbilanciata e troppo lunga. Ha delle dimensioni più o meno di una 146. Quindi, ad esempio, per mettervela a confronto, vedete che più o meno come dimensioni siamo là, anche perché è una dimensione maggiorata quella che prende il cappuccio, poi sostanzialmente vi faccio vedere anche aperta. Non è così lontana da tante altre penne, vedete che più o meno come dimensioni è abbastanza nella media, se così vogliamo dire. Ok, quindi passiamo a testarla su carta e vediamo come si comporta. Iniziamo naturalmente col testarla su carta pigna. Il pennino è un extra fine dichiarato semi flessibile, e devo dire che ci sono andati molto vicino, perché è un pennino molto morbido e lo trovo come risposta anche un po' meglio del pennino Iovo. Il Iovo intendo quello con le due ali laterali, le due aperture, le due fessure laterali. A mio avviso è decisamente meglio di quel pennino, perché ha una risposta
molto più precisa e immediata di quel pennino. Quel pennino risulta un po' lento, un po', come posso dire, che accompagna di più il movimento. Questo è un pennino che resta in qualche modo rigido, quindi riesce ad accompagnarci anche negli punti molto veloci. Ma riesce anche a fornire una bellissima variazione di tratto laddove serve. In questo momento considerate che è inchiostrata con un Royal Blue di Montblanc, quindi un inchiostro molto corposo, molto generoso come flusso, molto liquido, quindi tende un po' a spiumare su questa carta pigna. Andiamo a provarla sul Rodia, così da vedere come si comporta. Il pennino è lavorato davvero davvero bene. Devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro quelli di Bock. Scorre senza alcun problema. Molto molto fluido. Ed è anche molto rotondo. Mentre determinati pennini Bock mi sono sempre risultati un po' troppo duri, un po' troppo spigolosi. Questo devo dire che è stato lavorato in maniera egregia, perché è molto rotondo nella finitura della punta di iridio. Come vedete riesce a dare alla grafia una variazione molto spontanea durante la scrittura, anche se una scrittura veloce, quindi da appunti veloci, comunque si comporta bene perché il pennino risponde davvero bene. Riesce a mantenere il tratto sottile di partenza, quindi restando molto leggeri riesce a trattenere questo tratto piuttosto sottile da extra fine, per poi allargarsi man mano che si fa più pressante la nostra scrittura. Cos'altro dire? La penna è spettacolare. Ripeto, manca alcune rifiniture, manca la clip ad esempio, ma questo penso sia anche dovuto a una linea sua, a un voler mantenere la linea più pulita e minimal possibile. E mancano alcune correzioni da dover fare, come la vite troppo lunga del cappuccio, indubbiamente, ma posso garantirvi che dietro c'è tanto lavoro, l'impegno è altrettanto. Io faccio i complimenti a Davide per questa realizzazione e per quelle che verranno in futuro, e spero che ce ne saranno ancora tante. Faccio i complimenti e gli faccio un grande, grande in bocca al lupo per tutto il suo futuro e ciò che deciderà di fare in futuro. Non mi resta che lasciarvi con la mia solita buona giornata, sperare che il video vi sia piaciuto, e quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e, come al solito, bellissimo, ottimo pennino, di questo ve ne riparlerò anche più avanti. Carissimi, a presto!